La rottura da Letizia Porcu ha riacceso i riflettori su Federico Fashion Style, che dopo essersi trincerato dietro il silenzio ha deciso di parlare sia nello studio di Verissimo che sui social, dove si è sfogato amaramente. Il fatto che da entrambe le parti non siano state fornite le motivazioni della fine della lunga storia d'amore, ha spinto ancora una volta le malelingue ad insinuare dubbi sull'orientamento del parrucchiere dei VIP. I pettegolezzi hanno ripreso a correre veloci in rete, capeggiati da un rumor clamoroso secondo il quale il famoso hairstylist e personaggio televisivo condurrebbe da tempo una doppia vita, tenendo nascosta una relazione con un uomo, da cui si è dedotto che la storia con la madre di sua figlia sia stata solo una copertura. Intervistato da Nuovo, Federico Fashion Style è stato messo sulla graticola, incalzato a rispondere a delle domande alquanto private, come quella relativa ad una relazione con un uomo, invitato a smentire oppure a confermare il pettegolezzo, il mago dei capelli ha dato una risposta vaga che ha lasciato basiti i lettori del magazine. Federico Fashion Style, la sconcertante verità sulla sua vita sentimentale, si può amare tutto, da una pianta a una cosa simbolica. Io mi sento una persona libera di amare quello che voglio, questo il commento di Federico Fashion Style che ha ancora una volta parlato del suo orientamento non per rivendicare, come aveva fatto più volte in passato la sua eterosessualità, ma per promuovere la libertà di amare indipendentemente dal genere. Leggi anche, reddito di cittadinanza, la brutta notizia per migliaia di famiglie, la decisione del governo Meloni è irrevocabile, in questo momento nella mia vita non ho nessuno. Quando la gente vede che una persona ha successo, deve sempre cercare di screditarla oppure di dire cose che possono infangarla. Non mi devo giustificare con niente e con nessuno e alla fine non devo certo dire qual è il mio orientamento sessuale. Ognuno di noi è libero di amare quello che vuole. Non mi sento di dire che cosa mi piaccia e che cosa no, anche perché io non giudico i gusti altrui. Sono comunque in una fase in cui voglio solo concentrarmi su me stesso e sulla mia carriera, ha spiegato lo specialista dei capelli dando una nuova versione rispetto a quanto confidato circa un anno fa a Serena Bortone alla quale ha ribadito il suo essere etero. Leggi anche, Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano presto genitori, il dolce annuncio ai fan, mamma e papà ti aspettano.